Buonasera, buonasera a tutti amici. Siamo ormai a Pasqua, praticamente per la giornata di Pasqua. Mancano pochi minuti. Che dirvi? Mai avrei pensato di vivere una Pasqua così. Mai. Fino a un paio di mesi fa vivevamo una vita normale. Adesso non c'è niente di normale. Ormai non hanno nemmeno più senso le parole, i quotidiani, i bollettini che ci fanno credere ovviamente quelle che vogliono, perché al di là del dato costante, fortunatamente, della decrescita, dei ricoveri, la terapia intensiva, tutte queste cose qua, però poi c'è sempre chi dice, ma i contagiati sono aumentati, ovviamente che è tutto in rapporto a che cosa, amici miei? È in rapporto al numero dei tamponi effettuati, però non si deve dire niente. Non si deve uscire, tutto a casa, tutti a casa. Lo show continua e per il momento si dà la data del fino al 3 maggio. Però non illudiamoci troppo, però nessuno va a vedere questi numeri. La magistratura si muove molto lentamente per vedere questi numeri da dove nascono, come mai queste cose che sono successe. Come mai in Lombardia, solo nella Lombardia c'è più della metà delle vittime d'Italia e solo in Lombardia più delle vittime di tutta la Cina? Bella cosa questa qua. Perché non si dice, come ieri ha detto il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, che il 63% dei morti, oltre ad avere più di 80 anni, avevano almeno tre comorbidità, cioè tre gravi patologie associate. Quindi bisognerebbe, cari amici, prendere atto che questo virus è pericoloso per gli anziani che hanno delle gravi malattie. Gli altri paesi europei stanno più avanti di noi, ve l'ho detto pure ieri, sono partiti dopo con questa infezione, con questo fenomeno del virus che ne stanno uscendo fuori, ne stanno uscendo fuori. L'unica concessione che c'è stata fatta, perché noi siamo un popolo proprio di grandi lettori, siamo un popolo della grande cultura e quindi le librerie sono aperte. Sì, le librerie sono aperte, in Lombardia no. Ma nemmeno in campagna forse, perché come uno esce e va a comprare il libro. Ma poi che esce a fare? Ormai diventerà obbligatorio questa mascherina pure per camminare da soli, per camminare da soli in mezzo alla strada, vedi gente così, si cammina così, così no, non si riconosce nemmeno più. Cioè, se un domani si cammina per la strada, magari si ci mette un cappellino, c'è il sole, un bel cappellino con la visiera così. Vabbè, poi così la mascherina, un po' di occhiali, un po' di occhiali da sole e si camminerà, scusatemi, così, vedete, si camminerà per strada. È un segno questo, è un segno, ci si abbatte il virus. E forse anche un bene che non ci si vede, perché quante volte per strada magari uno saluta persone che non potrebbe mai salutare, che persona che dice Madonna, sta quello di fronte che sta venendo, magari non fa in tempo a cambiare marciapiedi perché magari è troppo stretto oppure non l'hai visto in tempo e ti sembra brutto e ti devi anche fermare. Invece così, mettendoci tutti così, così, e camminiamo. Dovrebbero piuttosto vedere come fare a farci uscire da questa sorta di grande fratello nel quale siamo piombati. Non c'è, amici miei, una proporzionalità fra queste misure e il fenomeno. Ve lo dico sinceramente. Ormai, dopo i primi giorni nei quali
uno è sconvolto, quasi terrorizzato. Poi il fenomeno, per chi almeno usa l'intelletto, va analizzato. Va visto che questa cosiddetta pandemia è un qualcosa di affrontabile no, normalmente, qualcosa pericoloso per gli anziani con delle gravi patologie, che con un po' di accortezza si può riprendere la vita normale. È facile dire chiudete tutto, e poi tutta quella massa, il popolino che sta chiuso in casa, si fanno portare la spesa a casa e poi tutti così aprono la porta, tutti mascherati, con i guanti, prendono la busta della spesa e entrano dentro. Ma lo possono pure fare. Ma anche queste maestrine, queste professorine di scuola che incitano giustamente a seguire alla lettera, a non uscire mai. Ci sono persone che è dall'inizio di marzo che non sono mai uscite, perché giustamente prendono il telefono, fanno la lista della spesa alimentari e non, e si fanno portare a casa e pagano. E giustamente poi al ragazzo mascherato che arriva bisogna anche dare una 5 euro di mancia, giustamente. Chi ha la pancia piena non può mai sapere cosa passa chi ha la pancia vuota. Non lo so se a maggio si riprenderà qualcosa o se saremo ancora un po' in casa, ma comunque, vedete, io avevo sperato che almeno ci avviassimo ad aprire delle attività. In effetti non si apre niente e sarà troppo tardi, sicuramente sarà troppo tardi a maggio, sarà troppo tardi perché il sistema industriale è un qualcosa di complicato, non è come l'interruttore della luce che tu fai così, tac, tac, e accendi, non funziona in questo modo qui. È inutile dire. Diamo il reddito di cittadinanza, diamo le 600 euro, e poi vai all'INPS, ti iscrivi e ti danno il metacodice, poi l'altra metà di codice ti arriverà per posta, e così c'è il codice di accesso, e poi forse può darsi che fine aprile a maggio ti possono arrivare i primi 600 euro, che insomma è una cifra che poi bisogna anche pensare a come spendere. Troppo potere in mano ai virologi. Però se i virologi fossero, come dire, una casta unita, lo potrei pure capire. Ma se fra i virologi ci sono varie correnti, vari pensieri, e noi sposiamo quei virologi che fanno comodo, e allora non abbiamo speranza, perché ve l'ho detto pure ieri, nessun medico, nessun virologo che non capiscono niente potrà dire sì, aprite. Ci vuole la politica che si prende le sue responsabilità. Bisogna scegliere se proteggere quei pochi che corrono pericolo di vita e di aprire o morire tutti. Tutti, perché vorrei vedere io a tutti coloro che adesso fanno le telefonate per farsi portare le spese a casa perché sono stipendiati, se da domani mattina mettessero una legge con la quale per alcuni mesi riducono lo stipendio del 50%, allora magari forse alzerebbero la voce, forse scenderebbero per strada perché si tocca le loro tasche. C'è molta disperazione in giro. Molta disperazione in giro. Qualcosa non è chiaro. I numeri sui quali sta indagando la procura in Lombardia, sono numeri che portano all'accusa di strage, strage colposa. Non è un virus che è arrivato e ha fatto la strage.
Hanno fatto la strage coloro che a livello amministrativo, non so, locale o regionale, hanno portato tutti i contagiati in tutte le case di riposo in Lombardia, provocando 1.800 morti in 15 giorni. Nemmeno una bomba atomica. Negli altri stati non è così. Poi si fa il riferimento che gli Stati Uniti hanno avuto gli stessi morti dell'Italia e allora forse ci superano. Quindi è più grave la situazione, no? Gli Stati Uniti sono 40 volte l'Italia, 40 volte l'Italia. Noi possiamo fare il paragone con la Germania, che ha una decina di milioni in più di abitanti. Possiamo fare il paragone con la Germania. La Germania c'ha 1.300, 1.400, noi siamo a 20.000. Tutti a casa, lo show continua, un triste show, nel quale un governo accusa l'opposizione, un'opposizione che finge di essere opposizione e si rizela. Non c'è né maggioranza né opposizione in questo paese. Le vere ragioni del popolo non vengono ascoltate, ma la cosa più preoccupante qual è? Che la maggioranza di questo popolo, per la paura, sceglie di morire lentamente. Per la paura di un virus che è stato sopravvalutato al mille per mille, e poi la storia ci darà ragione. Un virus che si sta comunque indebolendo andando verso la stagione estiva. Gli italiani, talmente impauriti dal bombardamento mediatico che è stato fatto, talmente impauriti che preferiscono morire lentamente in casa, lentamente preferiscono mangiare pane, pane asciutto, morire, non lavorare mai più, pur di scampare a un ipotetico virus che ci hanno fatto credere chissà che non è. L'influenza spagnola uccise 20-30 volte in più. La malaria uccide milioni di persone. Nessuno dice niente. Ogni anno l'influenza fa molte più morti di questo virus. Nessuno dice niente. C'è qualcosa di poco chiaro. Io sono molto amareggiato stasera, amici miei. Lo show continua. Grande fratello, tutti in casa. Grande fratello, tutti qualificati. Nessuno eliminato in casa. Ciao, a domani.